L'ASI presenta progetti per circa 11 milioni di euro. Di cosa si tratta? In particolare si tratta del completamento della diga consolida con eh, quanto è eh, connesso all'attività idrica dell'agglomerato urbano di Aragona Favara. Questo consente all'agglomerato di essere autonomo dal punto di vista idrico si tratta tra l'altro di un'attività di completamento e quindi si rende eh, a profitto quello che è stato l'investimento nel tempo. L'altro progetto finanziato riguarda il centro fioristico per il completamento, noi Abbiamo avuto oh, per un verso la fortuna di completare all'esterno il primo finanziamento, oggi il totale completamente. Vi è allora la certezza che gli imprenditori insediati in Asi, gli imprenditori della provincia di Agrigento possono trovare un luogo dove promuovere il, il loro prodotto. Completiamo, urbanizziamo, miglioriamo l'urbanizzazione, miglioriamo non solo la viabilità ma anche l'illuminazione dell'area ravanusa. A Ravanusa area del Sarso. Questo consente a, innanzitutto di accogliere tutte le lamentele che gli imprenditori insediati di quell'area hanno legittimamente fatto. Il Tardi Palermo le ha dato ragione, dichiarando legittimo il commissariamento dell'Asi. Noi abbiamo parlato all'inizio di vassazione da parte dell'assessorato nei confronti dell'Asi di Agrigento. Era un termine che avevamo voluto mettere, tra virgolette. Abbiamo trovato il TAR prima, la sezione prima che ci ha dato regione, sospendendolo immediatamente quel commissariamento e nonostante immediatamente sono trascorsi tre mesi. Il primo commissariamento avveniva il 22 maggio del 2010, mi sono reinsediato il 9 settembre, quando ho dato immediato oh, come dire, avvio al, o prosecuzione del al rinnovo degli organi consortili. Poi, non contento, l'assessorato ha ritenuto di fare appello a quell'ordinanza e il CGA ha detto che quell'appello andava rigettato. Oggi è la sentenza di merito, una sentenza che dice che l'organo non era scaduto e quindi non poteva essere commissariato, che l'assessore che ha firmato il decreto di commissariamento non aveva competenza a firmarlo. Abbiamo dimostrato che gli atti posti in essere da noi sono stati da sempre legittimi, gli atti posti in essere dagli altri il TAR li ha definiti illegittimi.